Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Bentornati finalmente dopo 10 giorni nell'Extreme Crazy Lock Pokémon Bianco 2. Ma avete chiesto in tantissimi dove fosse finita questa serie. Io ho risposto nella community YouTube, nei video, nelle live, su Instagram, ovunque. E ragazzi, vi dico semplicemente che purtroppo non è uscita per miei problemi di salute. Vi basti questo. Comunque, per giustezza ve lo dico, mi faceva semplicemente... cioè, non avevo voce. Sono tornato dal Bologna Nerd Show senza voce. Poi sono andato in vacanza e non sono riuscito a registrare. Un casino. Detto ciò, siamo tornati qui finalmente nella nostra Crazy Lock. Lasciate un bel mi piace per sostenere come al solito questa serie. Mi raccomando, proviamo a raggiungere 250 like, sempre che YouTube mandi feed. E rispondetemi, mi raccomando. Sentite ragazzi, ora vi racconterò un segreto. È mezz'ora che sto cercando di registrare questa intro, io non ci riesco, quindi sapete che c'è, vaffanculo, lasciate sto cazzo di mi piace, se no altrimenti vi vengo a prendere a casa col divino e il suo gambo satanico. E adesso, vaffanculo, entriamo in questa casa, facciamoci spiegare da Aristide senza cagarlo di strisce la storia di Zekrom e Reshiram, in cui Kyurem era l'uovo, che era il guscio, che poi dopo è rimasto vuoto, e quindi boom, e poi arriverà al Team Plasma e farà cose belle. Mi raccomando, vi ripeto, lasciate un bel mi piace, spero che vi siano piaciuti comunque i video che sono riuscito a caricarvi, anche se erano pochi. Ho fatto un'intervista doppia con Luke, che è andata in feed, che manco, cioè, fatto schifo al cazzo. Detto ciò, dopo tutta questa invettiva contro YouTube, abbiamo qui una scena forse tra le più belle dei giochi Pokémon. Una scena in cui il Team Plasma su una nave volante spara ghiaccio sulla città. Riflettete su questa cosa. È una nave che vola che spara ghiaccio. Con la velocità di un bradipo svenuto. Che la gente fa in tempo, prende da Bore Duopoli, esce, se piglia un gelato, chiamano Solgaleo da Alola, lo fanno rientrare, sciolgono la città e si salva tutto. Beh, con questa velocità qua, veramente, cioè, allora, aspettiamo con calma, sì, buongiorno. Tanto vi farei vedere lui preso al Bologna Nerd Show, perché tanto cazzo vuoi fare in questa scena che ha la velocità più o meno di una cazzo di Maserati senza ruote, ok, fermi. Condiamo la città con cazzi ghiacciati, perfetto, è il nostro sogno. Prima di iniziare, ragazzi, adesso appena finirà tutta questa marmaglia del Team Plasma, ho però da dirvi una cosa molto ma molto importante e che mi avete fatto notare soprattutto voi nei commenti, e per la quale ci sarà un evento molto particolare qua. Tra l'altro, signori, ho gli occhiali della discordia, della verità e della distruzione qua dentro, che hanno cambiato nome sul mio canale 13 volte più o meno. Ok, perfetto, il Team Plasma ha condito la città con i cazzi ghiacciati. Vediamo che cosa succederà adesso. Se Aristide si degna. Oh, velocizziamo questa bellissima scena. Tra l'altro, ragazzi, ho i soliti problemi di lag. Ho ridotto un po' la qualità, mio malgrado. Ho lottato per permettere che ciò non succedesse, ma purtroppo non ci sono riuscito. È diminuito un po' la qualità. Spero che non sia diminuita di molto, davvero, se no mi farebbe male al cuore. Detto ciò, Violante il Team Plasma. Ora, se non sbaglio, in questo episodio dovrebbe esserci il Team Plasma in giro per la città che ci importuna l'esistenza. Ora, non ricordo se poi si usciva o no. Comunque, signori, prima di iniziare la caccia all'uomo, mi avete fatto notare nei commenti che questo Pokémon, ossia Nettuno, ossia il nostro Lugia, ossia questo coso fortissimo, non era la cattura del primo percorso. Che in teoria questa cattura non sarebbe valida. Ora, in nome di Gesù Cristo, io ci ho sprecato una Master Ball per quel Pokémon, ok? Ed ero in buona fede, se no non avrei mai sprecato una Master Ball. Quindi, ho cercato un compromesso, e sto andando a tema con la musica, a tempo con la musica proprio per questo. Io terrò questo Lugia, ma in questo episodio ci sarà una penitenza, e che è stata scritta da voi in direct su Instagram. Seguitemi su Instagram, perché se succedono cose del genere, lì potrete contribuire alla mia disfatta. E signori, quest'oggi ci sarà una penitenza per questo mio fatale errore. E cioè, non potrò utilizzare pozioni per l'intero episodio. Vuol dire che all'interno di una singola battaglia io non potrò assolutamente, in nessun modo, categoricamente,
curarmi. E signori, questo vi assicuro che sarà veramente un pugno in un occhio, una pugnalata al cuore. Detto ciò, direi di iniziare ad affrontare questi tipi qua. Per chi si ricorda, ragazzi, la Challenge Rock sa benissimo che queste sfide non sono così semplici come vogliono essere mostrate. Iniziamo con questo Sandslash e questo bellissimo membro del Team Plasma. Ok, perfetto. Plato, dopo 10 giorni non ho idea del tuo tipo. Cosa eri? Fuoco buio? Non lo so. Lancia fiamme. Quanto riesco a farti, figliolo? Ti prego, vai giù. Non è andato giù, era un brutto colpo. Che cazzo vuol dire tutto ciò? Non mi fare del male. Non mi fare... Ok, perfetto, muori. Io, raga, non ricordo cosa c'è da fare in questo episodio, tra l'altro. Ah, e ovviamente, chiaramente, salterò la cattura che avevo già saltato nello scorso episodio, giusto per mettere in pari le cose. Chiedo comunque scusa per questa storia di Lugia, però io ero obiettivamente in buona fede, ne ero convinto. Non l'ho fatto apposta, chiedo veramente scusa. Detto ciò, battuto questo ranger, evidentemente abbiamo questa fusione dei ranger che vogliono per l'appunto la liberazione dei Pokémon, anche se questo Team Plasma non vuole più la liberazione dei Pokémon, ma non si sa bene cosa voglia. Vuole conquistare il mondo, yeah, che bello. Piani originali e come trovarli. Ok, buongiorno, lei mi sfida, sì. Non mischiarti, brutta peste, vermiciattolo, sta zitta, va. Te riempio di botte, dai, lottiamo che ci dobbiamo scaldare, che qua fa fresh. E ho capito che avete portato il ghiaccio, però adesso mi sembra un'esagerazione avere gli orsi polari ogni 2x3. Allora, fermi tutti. Questo Lugia, ora io ho rimosso l'esistenza di questa serie. Ricordo che questo Lugia era molto particolare perché c'aveva tipo le difese alle stelle. Poi c'aveva la mamma puttana perché soffre come un cane quando gli fai un bollaraggio. Cioè, immaginatevi un Lugia che si becca delle bolle in faccia e fa tipo ah, no. Tra l'altro, lol, devo stare attento che non posso usare le pozioni. Già l'avevo rimosso dalla mente. Pensate un po'. Ampharos, perfetto, eccoci qua. Allora, calma. La tua madre era Marro, scusami. Ok, perfetto, ci siamo capiti. Vai giù. Oh, che bella la vita, signori. Che bella la vita, che bella la vita. Tra l'altro, ragazzi, volevo dirvi che il canale sta subendo un calo. Di nuovo. Grazie ai feed, grazie all'esistenza, grazie alla morte e grazie al sommo divino che evidentemente sta mettendo alla prova al canale per vedere la mia passione quanto durerà ancora. Detto ciò, io volevo andare a curarmi al centro Pokémon perché sono stato costretto da causa di forze maggiori. H Instagram, perfetto. Allora, infermiera Joy, curami che io devo compiere una missione assassina, perfetto. Ti devi levare, grazie, perfetto. Tra l'altro ho diminuito la qualità con cui registro, ma... Non devo sminchiare i microfoni. Ma ho aumentato quella del... quella del gioco in sé. Quindi non so se ho migliorato, se non ho migliorato, se è rimasto uguale, se faccio schifo, se devo morire, insomma, tante belle cose. Allora, fermi tutti adesso. Io cosa devo fare esattamente? Io non lo so. Cioè, perché io la gente l'ho affrontata. Te sei stato battuto, perfetto. Io non so, sinceramente... Dove io mi debba recare in questo momento. Allora, saliamo di qua. Ciao. Ehi, no, vieni qua. Vieni qua, non ti faccio niente, ti ammazzo la vita. Vieni qui, stronzo infame, devi morire. Ok, perfetto, ragazzi. Affrontiamo anche quest'uomo. Se hai un altro Berti che impazzisco, no, perfetto, hai una lucciola che chiaramente con il ghiaccio s'azzecca. Più o meno come i pinguini e il deserto del Sahara. Grande così. Ok, Wotonda non gli ha fatto niente. Privazione, spaccaroccia. Tua madre mignotta, dai. La difesa che cala, statico, godo. This is called fucking karma, bro. Allora, pestone, vai a caldo, per piacere. Non puoi non essere efficace contro qualsiasi cosa, cioè nel senso. Octillery, perfetto, i polipi, Wotonda, vediamo se riusciamo a mandarlo a casa. Non riusciamo a mandarlo a casa assolutamente. Acquagetto di tipo lotto, io sono di tipo Gesù, non era acquagetto quella cosa. Mi sa che non era qua, gente, muori. Ok, perfetto. Ho fatto la cosa giusta. Livello 50 per il buon Surge. Battuto, sì, perfetto. Abbiamo questa fusion tra il Team Plasma e i Ranger. Perfetto. Ora che ci penso, se non erro mi era stato ordinato di setacciare la palestra palmo a palmo. Bella, mi sa che devo entrare in palestra. Non la sapevo sta cosa, non me la ricordavo. Adesso ci proviamo. E a meno che non ci sia Violante lì che mi dice: oh, ma che peccato, sono finito sulla strada del centro Pokémon. Sia mai che mi stiano dicendo indirettamente: curati pirla che muori subito prima di subito adesso. Dai, forza, curiamoci e andiamo ad affrontare Violante. Poi sinceramente, raga, non ricordo cosa c'era da fare. Cioè, so che bisognava andare verso il veliero del Team Plasma, che è tipo arenato su una costa a caso di questa regione. Ma non ricordo se effettivamente da fare adesso, se prima devo fare qualche prestazione sessuale di poco conto verso vari personaggi.
Bernard, è il tuo ambiente. Non puoi deludermi. Accidenti. Dover lottare con questo freddo è dura, ma finché tremo vuol dire che sono vivo. Filosofia, portami via! Filosofia, portami via! Finché tremo sono vivo. Blaise Pascal. Jasmine Ranger. Perfetto. Arcanine. Ok, perfetto. Cioè, vabbè, basta battute sul ghiaccio perché... Però a livello 48 mi è prepotenza, ma vacci a potenza, ma devi scendere, vai giù e non mi rompere le balle. Allora, Gelamondo, perfetto, non gli ho fatto, gli ho tirato un'ostrica in testa, non gli ho fatto niente, aia, questa fa male. Ok, calma, mi sto caccando addosso. Ok, no, bolla raggio super efficace, cos'è successo? Penso di non avere mai usato bolla raggio per tutta la durata della serie, adesso è magicamente super efficace. Forza sfera, vi giuro che se mi capita un po' con malo sguardo ora che non posso usare le pozioni impazzisco. Allora, merda raga, devo rimuovere Bernard. Devo rimuovere Bernard, che pessima cosa. Ma andiamo Sergio. Vai figliolo, è il tuo momento. Vai figliolo, non mi deludere. Allora, non sono impazzito perché i tipi sono randomizzati, signori. Contro Rhyperior posso mandare pure un Rattata e vincere. E appunto, posso, non... No! No! Porca di quella troia! Ma perché? Ma Surge era con me da prima di Cristo! Perché? Ma devo scegliere un cesso tra quelli che ho nel box. Aia! Aia! Dio! Fa male, cazzo. Fermi. Dio, lo sto prendendo in quel posto. Dio, ste pozioni del cazzo. Comando cura. Comando cura. Comando cura. Ok, va bene così, fuoco fatto. Guarda come ti inculo a sangue. Muori, muori, brucia che manco Giovanna d'Arco, per piacere. Cornuto. Mega assorbimento. Parafulmine. Porca troia. Uno ci prova a non bestemmiare, ma poi la bestemmia sale. Manco fosse un ascensore. Joe Frog. Ma che è? Ma non è possibile. Ma me li apri tutti! Ma io non ci credo mai! E meno male che non c'è effetto! Porca trota! Veleno spina, muori! No, comando cura! No, io bestemmio! No, io bestemmio! No, veramente impreco la Madonna! Impreco la Madonna! La distruggo sul posto! La distruggo in minigonna! Comando cura! Comando cura! Mi si spengono le luci di registrazione! Ma di che cosa stiamo parlando, signori? Di che cosa... Brutto colpo. Non farlo. No. Che cazzo è diventato sto gioco? Una giungla a caso. Veleno spina, quindi quanto ti fa? È una sega. Pensa ti, pensa. John Frog a vita 1. E meno male che c'aveva vigore. Meno male che c'aveva vigore. Io se switch poi lo prendo in culo. Me lo sento. Perché non posso cambiare. Non posso curarmi. Vabbè, ok, brutto colpo. Dai, dimmi che non hai fatto... Ok, perfetto. Aia. Piano, 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 ok. Vai giù. Vai giù. È morto, sì, ok. Per un attimo ho avuto una visione bruttissima. L'ho visto con un PS. L'ho visto con un cazzo di PS. Plato, vai tu. Devo pure mettere un Pokémon al posto di Surge. Il nostro Pikachu volante, raga. Cioè, Raichu volante. Non Pikachu, che poi Luke si offende. Che cazzo è sto tumore? Doppio team, vaffanculo. Tenaglia, muori. Lo sapevo io. Sì. C'è una miniera dei punti esperienza. Vaffanculo. 140? Wow. Interessante. Fermi tutti. Ah, ma bello sto lanciafiamme che toglie un pisello. Ok, perfetto. Ciao, è stato un piacere lanciafiamme. Allora, siamo a 15 minuti, 14, scherzavo. Come allenatore sei proprio forte, mi fa piacere. Sì, ma levati dal cazzo che mi hai ucciso, per piacere. Incredibile, grazie a te ce l'abbiamo fatta. Sì, grazie anche al mio Surge. Ok, perfetto, grazie per avermi curato. Cosa mi hai dato? Oh, alcune DNA, ok, perfetto. Non ricordo bene a cosa servisse, però c'entra con Kyurem sicuramente. Questo cercavano il Team Plasma, ok, perfetto. Vaffanculo, però. Perché lo devo prendere in culo ogni volta?
L'aveva pensata proprio bene. Se non c'è Riside, come facciamo a entrare? E se c'è, bisogna affrontare un avversario temibile. Quindi era questo il motivo per cui la palestra è stata ristrutturata. Ma ora alcuni DNA nelle nostre mani. Non avrei mai immaginato che non vi avreste... Dai, levati dal cazzo, però. Sì, mi è stato un piacere. Ok, perfetto. Sì, mi fa piacere. Dai, sai, vai, levatevi dalle palle. Fate finire sta musica che mi sta urtando i sensi. Allora, ricapitoliamo molto bene quello che è successo. Morto Surge. Dobbiamo andare in giro per la regione a cercare una nave volante che spara ghiaccio le cose sensate della vita. E ciò dei capelli che farebbero ribrezzo pure a un pelato. Detto ciò, Surge. Sergente. Luogotenente, per la precisione, è stato un piacere. Quota 11 cazzo di morti. Siamo all'episodio 21 forse. Cioè, voi ditemi io cosa dovrei scegliere tra questa marmaglia di sterco. Voi ditemi. Non lo so, proverò anche a allenare Frillish. Non lo so, potrei mettere in squadra Fear of Shiny. Fa anche clickbait, tanto ormai. Beh, dai, ha delle buone statistiche, non ha neanche delle pessime mosse. Potrebbe essere lui, paradossalmente. Lui era di tipo... Il nostro Raichu era di tipo elettro. Sì, sono Pokémon di tipo acciaio, praticamente. Boh, raga, potrebbe essere Firo. Vedrò di evolvere Frillish. Non lo so, sinceramente. Non lo so, non lo so e non voglio saperlo. Ora, io ho qualche Pokémon con volo. No, ci mancherebbe. Non ho nessuno con volo. Ora dovrei andare verso... Verso la bestemmia. Ok, devo affrontare quelli del trio oscuro. Ok, Cristiano, mi fa piacere. Guarda, non sono contro nessuna religione. Perché c'hai anche tu Ampharos? Non potete avercelo tutti Ampharos. Cioè, non può esserci stata veramente la svendita degli Ampharos al brico. Allora, iperraggio. Iperraggio. Ti schianto la sorella. Ok, perfetto. Bolla raggio, adesso fermi. Un altro surf dovrebbe andare a casa questo. Deve ricaricarsi. Perfetto, vai a casa per piacere. La vita fa schifo al cazzo. Allora, un altro iperraggio, non mi ha fatto niente. Ricordiamoci che non devo utilizzare le pozioni Maremma Maiala, cheat, che devo cercare di non morire, grazie. Allora, fermi, switch. Manda Lugia che regge. Manda Lugia che in teoria regge. Non vorrei mai gufarmela. Ok, perfetto, allora mi sa che devo affrontare i tre membri del trio oscuro prima. Quindi mi sa che sarà questo il significato ultimo dell'episodio. Allora, mossa che fa agire per primo e fa tentennare il nemico. Per quale stracazzo di motivo oscuro al mio conoscimento questo non ha tentennato? Io voglio saperlo, perché io tra poco veramente impreco contro tutti i santi. Cioè, prendo il calendario, faccio il cazzo di appello. In ordine alfabetico li chiamo, va bene? Non va bene, cazzo. No, non va bene. E... sto per schiattare. Ma dentro sto per schiattare. Cioè nel cuore io sto per morire. Sto per avere un ictus. Erba patto, vaffanculo. Muori, fangonda. Che già sono incazzato perché è morto Surge. E dovrò mettere un cazzo di uccello sboccato. Stramontante, dai, sparafuoco. Porca troia, ma che cazzo. Basta, muori. Oh, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Olè, via. Chi è il prossimo? Firo, manco a dirlo. Manco cazzo a dirlo. Allora, calma, lui dovrebbe essere di tipo acciaio. Però se non sbaglio anche di tipo spettro. Non è vero, di che tipo... Oddio, forse era veleno quella roba. Non era spettro, minchia, generatore V. Ok, calma, si è diminuito pure sua sorella. Perfetto, questa è un'ottima cosa. Ok, devo switchare. Devo trovare un altro Pokémon, non ce n'è. Tu che mosse hai? Forza antica non dovrebbe essere malaccio contro sto Firov. Se non sbaglio il suo tipo dovrebbe essere per l'appunto... acciaio veleno. Se non erro. Intanto lui si sta diminuendo le difese come un pazzo. Quindi in teoria ora dovrei fargli. Ok, sì, perfetto, il tipo l'ho preso. Generatore V, sì, ho capito, però zio, cioè, voglio dire, ti stai suicidando praticamente. Allora fermi, forza antiche, vai a casa. Madonna raga, John Frog. Comunque noi ridiamo e scherziamo, ma ha rischiato di morire questo. Cioè, ha rischiato di morire. Ok, perfetto, questo è andato via. Accidenti. Ah, lol, finito. L'interpol che sta squillando, perfetto. Ora forse ci dicono che dobbiamo passare dal tunnel sotto.
Una strana nave stava sorvolando verso Pure 2. Buongiorno! L'ho vista anch'io, vado a controllare. Comore, la nave del Team Plasma, vero? Puoi scommetterci. Ad ogni modo dovrebbero atterrare a momenti. Mi raccomando, pensaci tu. Creepy, se hai bisogno di me, chiamami. Ok, perfetto, sì, mi fa piacere. Se solo mi potessi dividere in due, sì, perfetto. Creepy, sì. Voglio sapere dove devo andare, non mi interessa il resto. Grecaropoli, ok, perfetto. Dovrò passare da sotto allora a sto punto, mi sa. Potrei dover passare da sotto. Allora, signori, direi che questo episodio può in realtà concludersi qui, perché siamo già a 20 minuti e andare avanti mi sembra un po' una pazzia. Nel prossimo vedremo di evolvere Frillish. Penso di inserire in squadra Fear of Shiny, non sono sicuro, ma probabilmente sarà lui la nostra scelta. E nulla, signori. Allora, è morto Surge. La challenge è stata superata, fra tante virgolette. Vediamo un attimo, perché sono curioso di vedere. Sì, il più veterano del team è rimasto John Frog, signori. Perfetto, il veterano come al solito è qui dall'alba dei tempi e ci rimane. Detto ciò, nel prossimo episodio andremo verso Grecaropoli a vedere che cazzo trama sto Team Plasma. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se così vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commento e iscrizione al canale. Se non siete ancora iscritti dovevo respirare. Mi raccomando, rispondete alla domanda del giorno, premete like, mi raccomando, è fondamentale perché dobbiamo risollevare questa serie. Passate dai social per rimanere sempre aggiornati e premete anche la campanella per ricevere ogni giorno i feed. Io vi saluto ragazzi e noi ci becchiamo in un prossimo video. Video.